Grazie Presidente, grazie collega. Una volta di più affrontiamo entro pochi mesi questa, quello che ho già definito un fardello di dolore. Si è sedimentato nel corso di questi anni, non è purtroppo nuovo adesso. E naturalmente non è facile porvi un rimedio rapido a un fenomeno che si è appunto sedimentato. Però qualcosa stiamo facendo. E stiamo portando avanti molteplici attività per garantire un maggiore innalzamento dei livelli di presidi. Il DPCM 1 aprile 2008, come sapete, ha trasferito la sanità penitenziaria dal Servizio Sanitario Nazionale e sono state proposte operative sono state demandate alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, istituita col decreto legislativo del 97. Qui è prezioso l'apporto che è stato fornito dalla Conferenza Unificata, che con l'accordo del 2012 sulle linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario ha delineato un sistema integrato di interventi tra l'amministrazione penitenziaria e il Servizio Sanitario Nazionale, proprio al fine di migliorare la capacità di individuare precocemente il disagio delle persone detenute. In considerazione proprio dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, questo Ministero, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha ribadito a tutti i provveditorati e direttori di istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate in questo ambito. Si è avviato un percorso nazionale di intervento continuo. Attraverso questo Dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari sono tutti organismi coinvolti in una prospettiva di rete nella prevenzione di questi eventi drammatici. In particolare è stato chiesto ai provveditorati di verificare se nei distretti di competenza siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione, anche al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso le interlocuzioni con le rispettive autorità sanitarie. Si tratta, come vedete, di una bipartizione di competenze che richiede una sinergia, richiede un coordinamento, richiede anche una certa esperienza nel settore. Per monitorare la presenza dei piani regionali e la successiva sottoscrizione dei piani locali di prevenzione del suicidio, la Direzione Nazionale dei Detenuti, il DAP, ha modificato la funzionalità dell'applicativo informatico numero 12, quello sui presidi sanitari negli istituti penitenziari, in modo da ampliare la possibilità di raccolta dei dati informativi relativi ai presidi sanitari degli istituti penitenziari. Ministro, dovrebbe concludere, per favore. Sì. Concludo dicendo che in data 20 ottobre 22 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale degli Psicologi e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti. Sono stati coinvolti il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, il Gruppo di Lavoro per lo Studio degli Eventi Suicidari e un gruppo di lavoro che ha già reso una relazione finale. Ripeto, sono tutti organismi dei quali speriamo la sinergia possa ridurre, se non proprio del tutto evitare, questo fenomeno drammatico. Grazie. Facoltà di replicare il deputato.